Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo a Vita. Prima cosa, ci sono i saldi MyProtein tutta questa settimana con delle diverse offerte tutti i giorni, quindi se volete acquistare qualcosa, codice Muscolo a Vita e link in descrizione per supportarmi a prendere qualcosa ragazzi. Abbigliamento, integratori, quello che volete, ci sono sconti diversi, let's get it. Come avete visto, se mi seguite anche su Instagram, ho deciso di fare un test degli ormoni maschili perché volevo avere un benchmark di dove sono i miei ormoni in questo momento, quindi testosterone, free testosterone, proteine nel sangue, quindi un check ormonale ma soprattutto per lo sport. E volevo vedere appena uscito dalla fase di definizione come stavano i miei valori, volevo capire anche se sono in salute. E per seconda cosa volevo fare un video informativo, diversi ormoni, spiegarvi un attimo come funzionano. Insieme andremo a vedere anche proprio i miei valori e vediamo un attimino di capirci un pochino di più. Chiaramente i nostri valori potrebbero cambiare ed essere influenzati in base alla dieta e in base al momento dell'anno. Se è inverno e stiamo mangiando peggio, i nostri valori sono diversi rispetto a che magari se stiamo scendendo a una fase di definizione, però è estate, stiamo fuori all'aria aperta, abbiamo una dieta più pulita, diciamo che i nostri ormoni possono cambiare. Quindi secondo me è importante avere un benchmark. Quindi se vi viene voglia di farlo, vi consiglio ogni 3-4 mesi, magari per gli arrivi del sangue, oppure fatemi un check ormonale, oppure ogni volta che cambiate qualcosa. Quindi magari alla fine della vostra fase di definizione, alla fine della vostra fase di massa, solamente per vedere un po' come cambiano le cose, oppure se apportate un drastico cambiamento alla vostra dieta, magari così avete dei valori che potete un attimino vedere. Quindi vi chiedo, se vi piace questo video, lasciateci un like e andiamo a vedere insieme i miei risultati. Allora ragazzi, eccoci qua con la schermata. Come vedete, Male Hormone Check l'ho fatto il 14 luglio, quindi abbastanza recente. E come dicevo, ho fatto il test del testosterone e altri ormoni maschili per lo sport. E questa era post fase di definizione in cui ho perso 9 kg. Però è anche durante l'estate, quindi generalmente io sono più attivo, sto molto più all'aria aperta in spiaggia, altre cose, e la mia dieta è un pochino più pulita, un po' più fresca, quindi più verdure, più frutta. Quindi volevo vedere a che punto stavano i miei valori. Iniziamo subito con la nota del dottore che dice appunto ho fatto questo test per ottimizzare la tua performance sportiva. Lui ha notato che avevo dei livelli bassi di oestradiol, che è praticamente un ormone in realtà femminile. Come dice, c'è poca ricerca medica al riguardo e che attualmente non fanno niente per maschi che hanno low levels of estradiol, però che potrebbe esserci un'indicazione che ho il body fat sia un pochino troppo alto oppure che ho una densità ossea un pochino bassa. In realtà il problema ci sarebbe se hai i livelli di estradiol troppo alti, mentre troppo bassi, come dice, non sanno ancora come fare, non sanno esattamente a cosa si riferisce. Quindi per ora lasciamo quello lì così. Se noi invece scendiamo e possiamo vedere nei dettagli tutto il resto, come vedete ci sono i due test sulle proteine, ci stanno albumin e SHBG. Se noi andiamo a vedere, albumin è un attimino fuori il range normale è da 35 a 50 grammi per litro e io sono uscito a 53,1 grammi per litro. Questo molto spesso dicono che è causato dalla disidrazione, che infatti avendo fatto l'esame del sangue di mattina non avevo bevuto niente, mi sono praticamente svegliato e andato a fare il test, è normale che ero un pochino disidratato. La cosa interessante però è vedere il nostro sex hormone binding globulin, quindi SHBG, che è praticamente una proteina che trasporta gli ormoni sessuali come il testosterone, l'estrogeno, diestrogeno, eccetera, eccetera, nel sangue. Qui vedete che il range normale sarebbe dai 18,3 ai 54, e mi è uscito 62,4 nanomoles per litro. A dei livelli bassi molto probabilmente potresti essere obeso, potresti avere una funzione della tiroide un pochino non abbastanza attiva e avere alcune, diciamo, disfunzioni a livello adrenale. Potrebbe anche voler dire che ti stai prendendo degli steroidi. Quindi, come vedete, io non sono molto più basso, anzi, sono oltre il range normale. Che cosa vuol dire se sei oltre il range normale? Stai facendo sport e quando tu fai sport, solitamente il livello di proteine, di questa proteina particolare nel sangue, aumenta di parecchio. Quindi, se voi fate sport abbastanza intenso, tutti i giorni come me mi viene abbastanza spesso, e consumate una dieta iperproteica, è abbastanza normale che i valori di SHBG siano più alti del normale. Se non vi allenate e avete questi valori più alti, allora lì ci sarebbero dei problemi. Però, come anche ho visto chiedendo al mio dottore personale, mi ha detto che non importa, tu ti alleni, è molto molto per tutti quelli che si allenano tanto e bene e hanno una dieta iperproteica, molto probabile che hanno questo valore aumentato. Quindi su questo non ho problemi e questa è un'altra indicazione che consumando le proteine che consumo io, che come vi ho detto è molto più basso del range che dice altra gente, ma è tra l'1,6 e i 2 grammi per chilo corporeo, sia in definizione che in massa, non ho problemi di star consumando troppe poche proteine, perché come vedete i miei livelli proteici nel sangue sono abbastanza elevati, anche troppo oltre il range normale.
Passiamo poi dunque a vedere gli ormoni. Ci stavano un attimo degli errori per alcuni degli ormoni, quindi purtroppo non possiamo andarli a vedere. In realtà parlo solo di cose che so effettivamente. Andiamo a vedere la cosa più importante e che volevo sapere: il mio testosterone. Ho sempre voluto fare un test di testosterone per capire io in che range sono, praticamente se i miei livelli di testosterone sono normali per un maschio oppure no. Come vedete c'è il range da 8,6 a 29 nanomoles per litro e io sono uscito a un 20,2, quindi devo dire che sono abbastanza contento perché, come sapete, il testosterone è fondamentale per quanto riguarda la crescita muscolare e altre caratteristiche maschili, anche incluso il libido, la forza, la distribuzione di grasso, eccetera, eccetera. E come vedete io sono abbastanza alto nel range normale. La cosa importante è da capire che quando uno si dopa e prende il testosterone, per quale motivo aumenta le capacità di mettere su massa muscolare? Perché il suo testosterone va oltre i livelli naturali, giusto? Io potrei naturalmente fare piccoli accorgimenti e riuscirei a spostare ancora più in alto nel range il mio testosterone naturale, magari da 20 passando a 25, ok? Facendo delle cose naturali. Però una volta se io mi dopassi invece e prendessi testosterone esogeno, allora è lì che vedremmo un aumento oltre il range naturale ed è solo lì, quando vai oltre il range naturale, che inizierei a vedere magari che prendo massa molto più rapidamente, giusto? Quindi metti che voi state col testosterone più basso, metti che alcuni di voi escono e state a 10 nanomoles per litro e volete arrivare a 20, 25, allora lì potete farlo naturalmente, però in ottica di crescita muscolare non è che accelera più così tanto. Fin quando tu rientri nel range naturale, se sei basso o alto, è più o meno la stessa cosa. Una volta che tu ti dopi e prendi il testosterone esogeno, esci dai valori naturali, sei molto più alto ed è lì che aumentano le capacità di mettere su massa muscolare. Quindi, come sempre, questa è una guida, può essere che i valori per voi in Italia sono un pochino diversi, qua l'ho fatto in Inghilterra, quindi è per questo magari il range è un pochino diverso, però sono contento perché sono nella media e abbastanza alto di testosterone. Vediamo un attimo il free testosterone, quindi hanno calcolato il mio free testosterone e si vede che anche questo è nel range normale, quindi 0,259. In realtà, praticamente, se uno avesse free testosterone molto alto e praticamente il testosterone libero, è lì che si penserebbe che magari stai prendendo degli agenti o delle sostanze dopanti che ti fanno avere più free testosterone, che ti aiuta appunto a crescere la massa muscolare. Però, come vedete, a me sono completamente nel range normale, quindi per chiunque stesse chiedendo se sono dopato, ma non penso che nessuno se lo chieda, non mi dopo, sono completamente normale. Andiamo a vedere Free Androgen Index, che è praticamente un calcolo che viene usato per determinare la quantità di testosterone che è libera anche qui. Range da 24 a 104, quindi bello alto, e io capito nel 32,37. Quindi anche qui nessuna cosa strana, sono nel range naturale, sono abbastanza basso, ma questo vuol dire che semplicemente non mi sto prendendo altre sostanze che mi aumentano il testosterone. Quindi, abbiamo visto quindi il testosterone che per me era importante, voglio passare a vedere l'ultima cosa che è un adrenal hormone, quindi praticamente i reni e come funzionano i reni. Come vedete qua, se noi guardiamo al DHA sulfate, il range andrebbe da 5,7 a 13 e io sono a 7,8. Che cos'è il DHEA? È un ormone che è prodotto dalle glande adrenali ed è responsabile per le caratteristiche maschili. Con l'età scendono gradualmente. Se tu ne hai bassi potrebbe voler dire che ho una disfunzione a livello renale. Però come vedete qua sono nel range naturale, quindi anche qui non ho nessun problema. Quindi ecco che abbiamo visto insieme i miei valori, direi tutto nel normale, ci tenevo anche a farli vedere per voi, come avete visto non è un check completo del sangue, se vogliamo fare anche quello fatemelo sapere, potrei rifare un altro di questi video magari in futuro, magari quando prima di iniziare la fase di massa, anche per farvi vedere a voi come cambia alla fine di un'estate, metti, e per sapere anche i diversi valori nelle altre cose. Avevo fatto le analisi del sangue a gennaio ed era risultato tutto perfetto. Con questo volevo però farvi capire che per tutti quelli che mi dicono, ah, la tua dieta non è sana, non sei un bodybuilder, devi mangiare questo, tu mangi in modo troppo flessibile, voglio riportare il discorso e farvi capire che cosa vuol dire essere sani. Perché alla fine o sei dogmatico e dici, ah no, il bodybuilding è riso, pollo e broccoli, però se io ti chiedo perché mangi in quel modo e tu mi dici, perché è molto sano rispetto a una dieta flessibile, io ti dico, ecco, va bene, da dove vediamo che è molto più sano? Facciamoci le analisi del sangue. Se le mie analisi del sangue ritornano che è tutto perfetto, che i miei livelli di proteine, anzi, sono già troppo elevate, anche consumando meno proteine della media, ma comunque il mio sangue è pieno di proteine, testosterone è normale, free testosterone è normale, gli altri ormoni sono normali, la funzione adrenale dei miei reni sono normali,
Allora che cosa volete? Se questo è come vivo io la mia vita, mi sento bene, mi sento sano, posso uscire con la mia ragazza a cena, non devo avere dei problemi, ottengo risultati in palestra, non mi ammazzo con una dieta. È una dieta sana, questo vuol dire sana come avete visto dai miei risultati, ok? E per quello io dico, no, ma non hai fatto altri test? Va benissimo, faccio altri test e vi faccio vedere che è una dieta sana, si può essere flessibile. Voi avete, cioè, se è stato preso troppo fuori contesto questo fatto di bodybuilding e di essere limitati con la dieta perché vi sentite hardcore, quando di hardcore non c'è niente. Pensate che sia più sana una dieta così? Vi ho fatto vedere che facendomi i test del sangue avete visto che io ho praticamente tutti i marker che sono comunque nel range normale, quindi sono sano. Detto questo, io vi spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto anche quello che vi ho raccontato del testosterone all'inizio e delle sostanze dopanti, di come influisce il testosterone e la crescita muscolare, lasciateci un like, fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui parlo anche del doping, dei SARMs, di come questi potrebbero influenzare diversi livelli degli ormoni. Perché veramente vi sto studiando tantissimo, voglio anche farvi capire a voi che so veramente un sacco di quello che sto parlando. Quindi se volete dei video più sul doping, la parte oscura, diciamo, dell'industria fitness, fatemelo sapere nei commenti. Io voglio ringraziare a tutti del supporto, lasciateci un like, iscrivetevi se non l'avete fatto, venite su Instagram e seguitemi anche là e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!